Siamo di fronte al Tribunale di Cagliari per la protesta organizzata dal Partito Radicale e da tutti i cittadini di Burce, il sindaco compreso, il legale di Beniamino Zuncheddu, per l'innocenza e quindi la revisione del processo nei confronti di Beniamino Zuncheddu, che da 33 anni invece è in carcere. Sono emersi fatti nuovi e questi fatti devono essere riportati in tribunale per ridefinire il giudizio nei confronti di Beniamino Zuncheddu. Il caso Zuncheddu è un caso eclatante, 33 anni in carcere sono veramente tanti, ma soprattutto senza una soluzione e senza una vera certezza della responsabilità di questa strage. Guarda, la Procura di Cagliari di fatto ha dato la possibilità a Beniamino Zuncheddu di poter fare un processo di revisione, quindi a Roma si sta celebrando il processo di revisione, che finora è stato molto lento perché ci sono voluti, diciamo, 3 anni soltanto per analizzare le intercettazioni telefoniche, cosa abbastanza assurda se pensiamo che una persona si dichiara innocente da 33 anni e sta in carcere. Però è un passo importante, quindi innanzitutto è la procura che dice che Beniamino è innocente, ma lo dicono le carte, lo dicono le intercettazioni telefoniche. Tutto con le manette, è una persona pericolosa, una persona che è colpevole, lui non lo è. Io mi auguro che Beniamino sia liberato presto, perché se c'è solo un dubbio in un uomo che possa non c'entrare niente, quest'uomo deve essere liberato. Grazie.